Professor Le Foc, io la considero la Cassazione, lei lo sa, dato che ho sentito dire molte cose differenti. Peraltro stamattina è venuto il professor Remuzzi presto alle 11 e ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Tra i 20 e i 35 anni i casi aumentano di trombosi per AstraZeneca, 3 su 100.000 rispetto all'uno famoso di cui parliamo sempre. Però la domanda è questa, dato che oggi parliamo di un nome, non di un numero, no? Perché poi le statistiche sono fatte i numeri. Camilla è una ragazza in carne e ossa, ha 18 anni, e diciamo che la sua dose di rischio è stata del 100% perché ha perso la vita. Abbiamo fatto un errore? Potevamo evitarlo? Cioè, la verità è che questo vaccino fin dall'inizio non andava somministrato alle persone giovani? Allora, all'inizio i dati dell'AstraZeneca che ha presentato erano dei dati degli studi che erano soprattutto degli studi su soggetti giovani. Quindi si è deciso di somministrare questo vaccino a soggetti giovani perché quelli erano gli studi che sono stati presentati e i dati che sono stati presi in considerazione dall'EMA erano questi qui. Poi si è visto che in Inghilterra c'è stata un'esplosione intorno al settembre del 2020, un'esplosione di casi enorme, tanti contagi eccetera, e quindi hanno deciso in Inghilterra prima di prendere in considerazione un lockdown serrato e iniziare una vaccinazione di massa significativa. Con AstraZeneca? Con AstraZeneca, perché si era visto che c'era una variante, che è questa variante alfa appunto, la variante inglese, che aveva preso, diciamo, territorio rispetto al virus di Wuhan. Quindi c'era pochissimo virus di Wuhan e tanta variante inglese. C'era stata per la prima volta questa variante che aveva aumentato il numero dei contagi in modo enorme, perché questa variante, come abbiamo spiegato varie volte, è una variante che è facilitata nel contagio, esatto, perché queste mutazioni... E in quel momento, lei dice, quando il contagio è così alto, il vaccino va bene sempre e comunque. In quel momento loro hanno deciso di iniziare una vaccinazione di massa, almeno una dose a tutti, di AstraZeneca. Insomma, la maggior parte delle dosi somministrate erano AstraZeneca, ma anche il Pfizer avevano somministrato, ma tante dosi di AstraZeneca. E abbiamo visto che la popolazione che aveva avuto questa somministrazione era tutta la popolazione, quindi non c'era più una discriminazione di fasce di età, e avevano avuto un risultato fantastico, cioè quello di abbattere i contagi. Quindi questa sperimentazione in vivo, contrariamente a quello, certo, che l'AstraZeneca ha presentato all'EMA, esatto, questa somministrazione di milioni di persone, diciamo, sono state vaccinate con AstraZeneca in vivo, aveva dato dei risultati enormi, dei risultati importanti. Per cui a quel si punto è ci buttiamo pure noi su AstraZeneca. Allora, tutto questo ha portato a rivalutare un po' questa situazione. Mentre si rivalutava la situazione, è stato visto che c'erano però dei casi di trombosi, soprattutto nelle giovani donne. Quindi sia in Austria che in Germania eccetera è stato deciso di presentare il caso all'EMA, che diciamo un po' si è lavata un po' le mani. Cioè ha detto io ritengo che la decisione rispetto all'AstraZeneca vada presa nazione per nazione, cioè ognuno decida per peraltro, conto scusi, proprio. Le dico solo una cosa che l'altro giorno trasecolavo, perché l'ex direttore dell'EMA Rasi dice mia figlia non la farei vaccinare con AstraZeneca. E beh, i nostri sì? Cioè, è strano, no? Sì, no, ma indipendentemente io credo che poi il paziente è ancora più importante dei nostri figli, perché noi ci assumiamo la responsabilità, io credo che volesse dire questo, noi ci assumiamo la responsabilità sui nostri figli, ma ancora molta di più sul paziente. Cioè, cioè tutto quello che io faccio per il paziente sono onorato di farlo perché mi affida alla salute, che è la cosa primaria, non è il conto in banca, è molto di più. Io devo fare il massimo e farò il massimo, molto di più. Cioè, su mio figlio rispondo io, sui figli delle altre persone mi devo affidare molto così di più. Per cui devo fare. Senta, le voglio chiedere una cosa, perché Pietro Senaldi